Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio sempre immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Chiedo scusa se questo video è uscito dopo le 10 del mattino, il mio orario solito in cui faccio uscire tutti i miei video, ma ho dovuto registrarlo poco fa in quanto alle 2 di stanotte, con la delusione e l'incazzatura nel cuore, non avevo proprio idee e soprattutto voglia di vivere addosso. Ora sono 2 giorni che vedo live su live di questi nuovi titoli e quelli che hanno stupito si contano sulla dita delle mani, perché si può dire ciò che si vuole, anche la live di PS5 non è che sia stato sto granché o sto gran clamore. Sì, ci sono stati dei bei titoli di presentazione, sicuramente Horizon Zero Dawn 2, sti gran cazzi, ok, bellissimo titolo. La PlayStation 5, ma vabbè, a me non me ne frega un cazzo, io sono giocatore di PC, non ho mai avuto una console, quindi è stato quello, diciamo, quello, Godfall e Demon's Soul che hanno, diciamo, tirato avanti la live. Comunque sia, non è stata una live da buttare del tutto. Peccato quella per PC. Ma partiamo da quei pochi titoli che sicuramente vedrete su questo canale e che sicuramente avete visto fino ad ora nelle live. Baldur's Gate 3 sicuro, ma guarda, me lo posso anche tatuare addosso, sarà un titolo che vedrete ad agosto su questo canale, per l'Early Access ovviamente. Inizierò a fare dei video già dal prossimo mese, come sto facendo per Cyberpunk, spiegando un po' che cos'è il mondo di Baldur's Gate, e se non conoscete né il titolo né la sua storia, seguitemi e scoprirete tutto. Godfall invece è un titolo che probabilmente, e dico probabilmente virgolettandolo, voi non mi potete vedere ovviamente, prendetelo sempre con le pinze, vedrete su questo canale. Non si è visto granché, ma è tamarro abbastanza per aver suscitato in me qualche piccola curiosità. E il resto, a parte Vampire, di cui però non porterò video perché, scusatemi, io sono un amante sfegatato di Vampire, ho tatuato perfino il simbolo Tsimisce sulla mia spina dorsale, per chi non lo sapesse è un clan di Vampire, di gioco da tavolo, ma lo giocherò gustandomelo nella mia sala buia. Ma dicevo, il resto, indie, pixel art, carte, merda. Letteralmente ciò che è stato presentato è merda. Alcune volte era merda tirata lucido, con qualche bellissimo spunto sia artistico che musicale, ma merda ugualmente. Un sacco di DLC, espansioni e via dicendo, ma per il resto, merda. Ma, e qua dico ma, passiamo al motivo di questo video. New World, allora, in 2 ore di live, qualsiasi produttore poteva scegliere e comprare uno slot di tempo a suo piacimento, con la possibilità di far vedere trailer, gameplay e anche interviste con i dev, cosa che è successa per molti titoli, anche se erano indie. La scelta di Amazon è stata 17 secondi di trailer, letteralmente 17 secondi di trailer, creato per l'occasione prendendo spezzoni dagli altri trailer già visti e rivisti. Ora, io non gioco all'alfa, ok? Ci giocano in pochi, in realtà è un alfa e quindi non è da prendere in considerazione. I giocatori dell'alfa ormai ci sono sopra da quasi 6 mesi, quindi immaginate quante rotture di coglioni si sono fatti. Amazon continua a mantenere l'NDA su quello che ha fatto fino ad ora. Però manca un mese per poter giocare alla beta, un mese, e ad oggi, se non hai giocato l'alfa, hai dovuto leggere degli articoli, ripeto, hai dovuto leggere degli articoli scritti da loro sul sito ufficiale. Se volevo leggere, mi compravo un libro, qua si parla di videogiochi. Fino ad ora, quindi, se non hai letto gli articoli, non hai giocato l'alfa, tu del gioco non hai visto nulla. Non sai com'è fatto, non conosci la grafica, non conosci un minimo l'ambientazione di gioco, non conosci nulla. Ora, io arrivo dal mondo di Crytek, dove il reparto marketing è fatto da un bambino di 2 anni che tira la cacca a caso su schermi dove viene trasmesso il gioco e quella è la pubblicità che si fa. Zero. Ma Amazon ha una scimmia stitica che fa sta cosa. Ce l'ho! Perché non ci facciamo pagare la metà delle puntate in nero? Genio! Quindi, tradotto, vuoi sapere cos'è New World? Leggi i loro articoli. Per il resto, fidati di loro. Crucible! Crucible! Avete tutti capito? Fidatevi di loro! Mi spiace dirlo, ma oramai qua la mia voglia di intraprendere una nuova avventura nel loro mondo è praticamente sciamata del tutto. Aspetta ancora il 15 che ci sarà l'intervista nella live di IGN, dove spero mostrino qualcosa, se no, mi spiace, l'avventura con New World, come iniziata è finita.
Con questo è tutto, io vi auguro una buona giornata e buon divertimento a tutti quanti.